Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. È da tanto che non faccio un video in cui mi apro con voi, vi apro il mio cuore, parlo un po' con voi senza prepararmi uno script, niente di quello che voglio dire, ma semplicemente chiacchierando a ruota libera davanti alla videocamera come mi piace fare almeno una volta ogni tanto per sentirvi più vicini, perché sento proprio la mancanza di questo rapporto che abbiamo quando faccio video di questo genere in cui mi siedo, parliamo e posso raccontarvi un po' delle cose che stanno succedendo nella mia vita, perché questo è poi quello che voglio fare in questo video, cioè aggiornarvi sulle cose che sono successe più o meno nell'ultimo mese, mese e mezzo, visto che nell'ultimo mese appunto ho caricato veramente pochi video, ho caricato molto poco su Instagram e voglio quindi un po' raccontarvi, spiegarvi quello che è successo, le diverse cose che sono successe, alcune molto belle, altre purtroppo molto più difficili. È anche difficile per me parlarne in realtà, specialmente in questo momento, perché la vicenda si sta purtroppo ancora sviluppando. Come sapete sono stata, allora, prima inizio marzo sono stata nella Lapponia finlandese e poi in Turchia. Poco prima di ripartire per la Turchia però ho rivisto il mio ragazzo e lui ha un lavoro che lo tiene lontano per lunghi periodi e quindi erano 2 mesi che non ci vedevamo e ovviamente mi è mancato tantissimo. Non è semplice, specialmente all'inizio quando vi state ancora conoscendo e la storia è appena iniziata e quindi c'è anche l'entusiasmo, insomma quel trasporto. Stare lontani non è semplice naturalmente, quindi è difficile per entrambi, e quando ci siamo rivisti ci siamo goduti, io mi sono presa delle giornate proprio per stare con lui senza fare assolutamente nulla, anche stare solo a casa, guardarci un film, mangiare i popcorn, cucinare assieme. Abbiamo fatto i turisti ad Amsterdam, dopodiché sono partita io per la Turchia, lui per le Alpi francesi. Dovevo andare con lui ma poi è spuntato questo viaggio in Turchia e sono stata con Laura. Appunto, se mi avete seguito su Instagram lo sapete, vi ho caricato storie, foto, vi ho caricato anche un video vlog qui su YouTube di una giornata appunto mentre ero in Turchia. Se avete visto l'ultimo vlog a Venezia di qualche giorno fa lo sapete, perché poi ci siamo rincontrati a Venezia. È stato un buon casino vederci perché c'erano gli scioperi in Francia, quindi gli hanno cancellato il volo, quindi non si sapeva se il treno sarebbe partito e quindi poi in realtà siamo riusciti a vederci a Venezia. Siamo andati direttamente a Trieste, abbiamo passato 5 giorni a Trieste in cui gli ho presentato tanti miei amici, tanti dei miei più cari amici di Trieste, e poi siamo stati anche 3 giorni a Venezia. Ha preso un hotel bellissimo sul Canal Grande, io non sapevo quale fosse, arrivata, ho visto la vista, non ci potevo credere, magari vi metterò qui il video. È stato molto bello essere in Italia assieme, perché lui è canadese, quindi in Italia c'era stato soltanto un paio di volte molti anni fa, e quindi è stato molto bello essere nel mio paese con lui e spiegargli tutto quanto, fargli insomma sentire la lingua italiana. Anche a Trieste abbiamo fatto le classiche cose da turisti, classiche foto da coppiette felici insomma, e quindi sì, sono stati dei giorni meravigliosi. Poi siamo rientrati ad Amsterdam, dopo un paio di giorni che eravamo qui purtroppo ho ricevuto da mia mamma da Trieste una notizia non bellissima, perché diciamo che mia nonna ha avuto dei problemi di salute, sta avendo dei problemi di salute, è tuttora ricoverata in ospedale. È stata una cosa che non ci aspettavamo, che quindi senza entrare troppo nei particolari è stata una cosa che ovviamente ha scosso tutti quanti tantissimo. Io sono estremamente preoccupata quotidianamente, quindi ho questo costante magone allo stomaco che sto lì ad aspettare ogni giorno novità da mia mamma. Vorrei tanto poter andarla a trovare, ma non le fanno avere visite e io sono qui che aspetto il momento in cui a mia mamma diranno che sì, che può avere visite, e io prendo il primo volo e vado a Trieste. Quindi ho avuto una preoccupazione costante, poi sembrava che la dimettessero, ero felicissima, alla fine invece
dopo aver fatto altri esami del sangue hanno deciso di tenerla in ospedale, quindi adesso stiamo aspettando ulteriori risposte, per questo che all'inizio del video vi dicevo che è difficile perché tuttora la situazione è in corso e quindi non mi sono assolutamente tolta questo peso, anzi sono in ansia e preoccupata ogni giorno. Simultaneamente a questo, non so se mi sono presa, qui vi sto parlando appunto di un paio di settimane fa, non so se mi sono presa un virus o se è stato più che altro lo stress, ma praticamente ho avuto nausea e vomito per 10 giorni, tanto da non riuscire a dormire e quindi non capivo se fosse l'ansia, lo stress, la preoccupazione o se io mi fossi presa qualcosa, quindi sto meglio da 2 giorni, oggi è il 3° giorno. È stato e tuttora un periodo difficile, quindi volevo un po' darvi un aggiornamento generale e non voglio farvi preoccupare ovviamente, non voglio rattristarvi nemmeno. Purtroppo lo sapete, il mio canale rispecchia l'assoluta verità di quello che è la mia vita quotidiana, quindi e se mi vedete che magari sono un po' pensierosa, sono un po' triste, qualcuno l'ha notato nella foto che ho messo su Instagram e quindi insomma mi sento anche di condividere con voi anche magari i momenti non sempre gioiosi o bellissimi, perché non sono tutti così. Devo dire che condividere questo cose, anche solo le mie preoccupazioni con voi, è come se mi aiutasse un po' a sentire meno il peso delle cose che appunto mi fanno stare in ansia. Non so se ha senso quello che vi sto dicendo, ma in qualche modo condividere tutto con voi mi fa sentire meglio, è sempre stato così dal primo giorno che ho iniziato a fare video e continuo ad essere così, quindi per questo assolutamente vi devo ringraziare. E anche lavorare, tenermi impegnata mi aiuta molto in questo periodo che appunto è difficile, sono preoccupata e appunto da poco il mio ragazzo è ripartito, quindi non ho l'appoggio suo, quindi sappiate che mi aiutate molto in questo periodo, ovviamente anche gli amici, insomma adesso che sto meglio sto cercando di uscire, ma sì, insomma questo era un po' l'aggiornamento che vi volevo dare in generale appunto di questo ultimo mese in cui vi ho trascurato, è vero, devo dirlo, quindi vi devo delle scuse e lo so, e quando è così mi sento sempre molto in colpa, vi devo dire la verità, quando sparisco, perché vi ho sempre detto io non sparirò mai dai social senza darvi una spiegazione, non succederà mai, e quindi anche se vi vedete che magari c'è un periodo in cui non sono tanto presente, sappiate che io ritorno sempre a spiegarvi, a parlarvi, sono sempre sempre qui per voi e penso di dovervelo dopo 14 anni che mi sentite blaterare, insomma, mamma. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Io vi mando un bacio grandissimo, spero vi sia piaciuto, anche se era un video solo chiacchiericcio, aggiornamento. Quindi un bacio grandissimo, come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, venite qua che vi abbraccio forte, 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 e vi aspetto al prossimo video. Ciao!